Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. La partita è già cominciata. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Se devo scegliere qualcuno, scelgo Higuain. Bale! Grande parata dell'estremo difensore. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Fabinho. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Può tentare la conclusione. Che gol! Era smarcato, non si è lasciato scappare questa grande occasione. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. E la partita inizia alla grande, subito gol. Bale. E ora deve concludere, provare. Pallone fuori di un niente sulla sinistra. Ha fatto bene a provarci da quella posizione. Meritava solo maggior fortuna. Fawzi Ghulam. Ricordiamo che la partita si è sbloccata già nei minuti iniziali. Il punteggio è quindi di 1-0. Fawzi Ghulam. Frazier sul pallone. Scatta verso il pallone. Occhio alla conclusione. Realizzazione decisamente infelice. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Guendouzi. Bale. Ottima la pressione difensiva. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Frazier recupera un buon pallone, manco fosse un difensore. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Prova il tiro! Ecco il gol! Ecco il gol! Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Ha letto benissimo la situazione, ha depositato il pallone in rete. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol! Due gol di vantaggio e partita in discesa. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Bello intervento difensivo. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Buon intervento difensivo. Occasione per il contropiede. C'è la palla filtrante. Palla filtrante per Higuain.
è tutto solo davanti alla porta. Higuain non si ferma più, ancora a segno. Sono già scappati via avversari in difficoltà. Ha fatto il cucchiaio, ha trovato un gran gol. Per come l'ha messo con il corpo sembrava volesse calciare forte in porta, invece ha sorpreso tutti, compreso il portiere. Si riparte dal 3-0. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Siamo stati testimoni di un tremendo 1-2. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Bella apertura. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Gaia è stato provvidenziale. Ha fatto l'unica cosa possibile e l'ha fatta bene. I compagni devono ringraziarlo. Fabinho, Kousi Goulam, sulla fascia in profondità. La gioca in profondità. Arriva Bale. Prova a giocarla in profondità. La palla viene rigiocata verso l'interno. È corner. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. Decide di non rischiare. Palla in avanti verso il compagno. Kousi Goulam. Oggi autore di un assist. Kimpembe, di forza. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Guendouzi. Buon lancio. Libera tempestivamente.
Questo errore potrebbe essergli fatale. Ci mette una pezza. Ci prova. Corpo all'indietro e palla alta. Ci stanno provando. Un po' da tutte le posizioni. Evidentemente non vogliono ancora darsi per vinto. Primo tempo che finisce. Tre lampi stanno decidendo questa gara dopo 45 minuti. E la partita sembra avere già un padrone. Siamo solo a fine primo tempo, ma come ti piace dire, Fabio, hanno già messo la gara in ghiaccio. Non hanno avuto alcuna pietà delle debolezze degli avversari. 3-0 all'intervallo, adesso dovranno più che altro gestire la gara. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Vede libero il compagno. Frazier. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Riceve in ottima posizione. C'è la palla lunga, in avanti. Rodrigo. Arriva Bale. Guendouzi. L'appoggia sulla fascia. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. È ben posizionato e spazza via la palla. Va di forza! Idea buona, precisione no. Niente di fatto, però non mollano. Sanno anche loro che l'unico modo per riaprire la gara è provare a tirare in porta. Trova il compagno, bella parata! E il portiere si oppone in maniera eccezionale. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere con questo corner. Allontana la minaccia. C'è il tiro! Ha sprecato una buona palla. Hanno proprio bisogno dell'iniezione di fiducia che gli darebbe un gol. Lo cercano un po' da tutte le distanze. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco, il mister vuole cambiare qualcosa. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Nota una linea difensiva alta e un pressing asfissiante, Luca. È vero, la decisione dipende dalla preparazione fisica dei tuoi. Se stanno bene, pressare alti è il modo migliore di recuperare palla e contrattaccare in pochi secondi. Ma il dispendio di energia è importante, Fabio. Provano a partire in velocità. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. L'arbitro ha ravvisato un'irregolarità. Guendouzi. La qualificazione sembra in cassaforte. È probabile che adesso pensino a conservare il risultato. Rodrigo! Tiro lento, non può creare problemi al portiere. Lo usi Gulano. Fabinho. Rodrigo riceve la palla,
Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Allunga il piede verso il pallone. Si fa largo. Occhio alla conclusione. Ha mancato il bersaglio. Hanno nuovamente dimostrato quanto sanno rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Ed Air può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Cousi Gulam. Lungo passaggio in avanti. E l'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato offside. Kimpembe. Una buona palla, spazio per cercare il varco. Higuain prova a prolungare. Ci mette una pezza, intervento provvidenziale il suo. Ecco un'occasione di contropiede. Ecco il filtrante. Palla filtrante per Higuain. L'arbitro indica chiaramente la rimessa. Palla di nuovo verso il centro. Guendouzi. Non può sbagliare. Palla intercettata. Allontana il pallone. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Kimpembe recupera palla. È tutto.